Bentrovati amici di Padre Pio TV, nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Iniziamo come sempre con l'Associazione Difesa Salute, l'associazione presieduta dall'avvocato Giuseppe Placentino che si occupa di diritto sanitario. All'avvocato vogliamo chiedere come sta andando questa impugnazione di un verbale di invalidità per l'indennità di accompagnamento di un minore. Sì, è vero. Infatti abbiamo impugnato, proprio dinanzi al giudice del lavoro di Foggia, un verbale di invalidità che riconosceva per una minore sia l'indennità di accompagnamento, sia l'handicap in situazione di gravità, di cui all'articolo 3,3 della legge 104 del 92. Però, ecco però, mancava una dicitura. Ebbene, andiamo a vedere un po' il ricorso che abbiamo inoltrato al giudice del lavoro di Foggia. L'articolo 4... del decreto legge 9 febbraio 2012 dice: i verbali delle commissioni mediche riportano anche l'esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità. Quindi questo articolo 4 di questo decreto legge del 2012, del 9 febbraio 2012, ha indicato questo. Che cosa è accaduto? Che alcuni verbali davanti a certe commissioni mediche integrate ASL IMSS non prevedono questo. In tal caso lei non ha diritto all'esenzione. Io ho qua di fronte a me, perché oggi mi sono documentato con dei documenti provenienti dalla pubblica amministrazione, ho proprio un documento dell'ACI, oggetto tasse automobilistiche, esenzione legge 27 dicembre 1997 numero 449 articolo 8 e successive disposizioni. Dice questo documento dell'ACI: gentile signor Tizio, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, le comunichiamo che la sua domanda presentata in data X presso la delegazione ACI per il veicolo targato X è stata accolta. Quindi è importante questo documento. Questo documento viene rilasciato solo se il verbale di invalidità contiene esplicitamente l'esenzione di cui è l'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997 numero 449. Ed ora ritroviamo come sempre Giulio Curatella, il nostro esperto in temi economici, soprattutto in riferimento al credito. Infatti questa settimana entriamo nello specifico della realtà dei mutui. Cosa bisogna fare prima di andare in banca per chiedere un mutuo? Oggi voglio svelarti un segreto che devi assolutamente conoscere prima di andare in banca a chiedere un mutuo. Sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa, e oggi voglio spazzare via una volta per tutte due luoghi comuni in fatto di mutui. 1. Come calcolare l'importo davvero giusto da finanziare? 2. Come scegliere la durata davvero perfetta per il tuo mutuo? Per quanto riguarda la durata, posso dirti subito questo: più lungo è, meglio è. Non avere fretta di toglierti il mutuo. La fretta è sempre del creditore. Come diceva mio nonno, per pagare e per morire c'è sempre tempo. Non incatenarti ad una rata troppo alta che può rovinarti la vita. È la banca che ha fretta di rientrare delle somme prestate ed abbattere il rischio di insolvenza. Il tuo obiettivo, piuttosto, deve essere quello di tutelare il tuo tenore di vita, la qualità della vita e proteggere il tuo budget familiare e vivere senza troppe rinunce e sacrifici. Una rata bassa è la migliore garanzia per dormire tranquillo la notte. Una rata bassa, infatti, ti consente anche di affrontare gli imprevisti che sicuramente ti capiteranno nel corso degli anni e superare a testa alta eventuali periodi di difficoltà, senza dover mai chiedere aiuto a nessuno e senza quelle notti in bianco a pensare alle rate da pagare. Quindi, nel dubbio, scegli sempre la durata maggiore.
Piuttosto, se vuoi stare veramente tranquillo, scegli una buona polizza per scaricare il rischio di insolvenza sulle assicurazioni. Prendi carta e penna e segnati queste parole. Quando si fa un mutuo è tutta questione di gestione del rischio. La regola numero uno per un mutuo davvero vincente è quella di scaricare il rischio di insolvenza su un'assicurazione. Questa regola è sempre valida per qualsiasi tipo di mutuo o finanziamento, per qualsiasi importo o durata. La regola numero due è non dimenticare mai la regola numero uno. Adesso, siccome sei una persona sveglia ed intelligente, voglio svelarti anche il trucco, il segreto che può davvero proteggere il budget della tua famiglia e fare la differenza. Se vuoi stare davvero tranquillo, se vuoi una rata davvero comoda e sicura, proteggiti scegliendo una rata bassa che puoi rimborsare anche al verificarsi dei peggiori eventi imprevisti. Per ottenere questo incredibile risultato, scegli il mutuo in base alla rata e non in base alla durata. Concentrati sulla rata e non sulla durata. Fidati! Ricorda, qualunque sia il tuo mutuo, puoi sempre procedere ad un'estinzione anticipata parziale, senza che ti possa essere applicata alcuna penale. Tieni presente, infatti, che la legge Bersani ti consente di estinguere il mutuo anche parzialmente, senza l'applicazione di alcuna penale. In questo caso, dopo l'estinzione parziale, gli interessi ti saranno ricalcolati sul nuovo capitale residuo. Voglio farti un esempio concreto, così puoi capire meglio anche se non mangi pane e finanza. E in questo momento sei a zero in fatto di mutui. Se vivi al sud e puoi contare su un reddito di 1500 euro al mese, sicuramente potresti rimborsare una rata di 500 euro al mese, anche per 20 anni. Ma questo comporterebbe alcune rinunce e non pochi sacrifici. In questo caso, piuttosto, ti conviene fare un mutuo a 30 anni per ottenere una rata di poco superiore a 350 euro al mese. In questo modo, scientificamente testato, non dovrai rinunciare alla pizza con gli amici, ad un nuovo paio di scarpe che ti piace, ad una bella festa di compleanno per tuo figlio o per tuo nipote, oppure ad un bellissimo weekend al mare. Allo stesso tempo, una rata così bassa ti consente di fare un piccolo salvadanaio e procedere di tanto in tanto a piccole estinzioni anticipate parziali che andranno a ridurre ulteriormente la rata ed aumentare ulteriormente la tua capacità di risparmio. Se hai un mutuo da 100.000 euro, è difficile che tu lo estingua anticipatamente per intero. Piuttosto, al momento opportuno, sarai libero di fare periodicamente piccole estinzioni parziali, anche di importi di 2 o 3.000 euro, senza nessun vincolo e senza che tu sia costretto a farlo. In questo modo non ti sarà applicata alcuna penale e resterai libero di scegliere se e quando procedere a piccole estinzioni anticipate. L'altro argomento di cui oggi voglio parlarti riguarda l'importo del mutuo. In questo video voglio anticiparti due semplicissimi concetti. Se hai intenzione di comprare casa, devi avere da parte almeno il 20% del capitale da investire. La casa è un lusso, se non hai un po' di risparmi da parte, statene tranquillamente in affitto. Se invece hai intenzione di ristrutturare casa, vale la regola opposta. In caso di ristrutturazione, infatti, devi maggiorare il tuo budget almeno del 25% e cercare di finanziare l'intero importo. In questo modo potrai gestire tutti gli imprevisti che possono sorgere durante i lavori di ristrutturazione. Nei mutui per ristrutturazione, infatti, bisogna sempre cercare di finanziare la percentuale più alta possibile dell'investimento, in modo da avere le mani libere e affrontare qualsiasi imprevisto. Come vedi, l'approccio cambia di volta in volta in base al progetto da finanziare, ma di questi argomenti ne parleremo più compiutamente la prossima volta. Se invece hai fretta e vuoi scoprire subito una miniera d'oro di informazioni gratuite su come scegliere la durata perfetta, l'importo giusto da finanziare e la rata più comoda da rimborsare, allora iscriviti subito al mio canale YouTube e corri sul blog www.mutuovincente.com. Non vedo l'ora di aiutarti a realizzare un progetto immobiliare di estremo successo. Ricorda, for your dream, all you need is credit. Leggi il blog, guardi il video, realizzi il progetto.
Seconda parte di Chiedi a noi con il dottor Massimiliano Casto. Proseguiamo nella disamina di quelle che sono le tasse relative alla casa e alla dichiarazione dei redditi. Carissimi amici di Padre Pio TV, bentornati a questo appuntamento dedicato al fisco. Ci avviciniamo alla scadenza di fine novembre, una scadenza molto importante per tutti i contribuenti, sia quelli che presentano il modello 730, sia quelli che presentano il modello unico, quindi parliamo di contribuenti privati, ma normalmente ormai questo modello viene presentato largamente da tutti i titolari di partita IVA, quindi artigiani, commercianti, ma anche i professionisti. La scadenza, dicevamo, del mese di novembre, di fine novembre, il 30, tra l'altro quest'anno è un giorno particolare perché visto che il 30 novembre cade di sabato, la scadenza è prorogata al primo giorno successivo non festivo, quindi a lunedì 2 dicembre, e si tratta del secondo acconto o primo acconto, in alcuni casi lo vedremo tra un po' qual è questa differenza, del versamento in acconto dell'IRPEF, quindi sulla base del reddito prodotto nel 2018 e che presumiamo dobbiamo dichiarare nel 2020 riferito all'anno invece 2019. E per quanto riguarda le stime che sono state fatte dall'Agenzia delle Entrate, quindi dal fisco, si prevede un'entrata tributaria di almeno 28 miliardi di euro derivanti appunto da questo versamento in acconto dell'IRPEF, quindi ribadiamo sia per tutti i privati ma anche per tutti i titolari di reddito di impresa. Per quanto riguarda questo acconto IRPEF, sappiamo che in linea generale l'acconto va versato in due rate. La prima rata normalmente, salvo alcune proroghe, va versata entro il mese di giugno, quindi quando va versato il saldo durante la presentazione della dichiarazione redditi, quindi il saldo per l'anno precedente, si versa già contemporaneamente in alcuni casi un primo acconto per l'anno successivo, quindi questo va fatto entro il mese di giugno. Poi entro il mese di novembre va fatto il saldo definitivo, quindi la differenza che non è stata versata nel mese di giugno, quindi in due fasi, ma in alcuni casi, come vedremo tra un po', va fatto in un'unica soluzione, ma entro il 30 di novembre. Per quanto riguarda invece tutti i titolari di reddito di lavoro dipendente, quindi normalmente anche di pensione, che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro oppure dell'ente pensionistico, quindi per quanto riguarda i pensionati, e quindi normalmente chi presenta il modello 730 non deve fare nulla in questo sistema di autoliquidazione perché il conguaglio viene fatto già in sede di autoliquidazione e quindi sarà direttamente l'ente pensionistico o il datore di lavoro a cui ci siamo rivolti per presentare la liquidazione del modello 730 che tratterrà nella busta paga del mese di novembre o nella pensione sempre del mese di novembre questo importo dovuto a titolo di ulteriore acconto, quindi secondo acconto o primo acconto IRPEF in alcuni casi, quindi per tutti i titolari di modello 730, quindi quelli che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, quindi hanno presentato il famoso modello 730, non dovranno fare nulla perché questo versamento a titolo di acconto verrà trattenuto direttamente nello stipendio o nella rata di pensione. Per quanto riguarda chi ha fatto il versamento, il primo versamento in acconto, quindi lo ha versato nel mese di giugno, ripetiamo che c'è anche un ulteriore 30 giorni di tolleranza, quindi per quanto riguarda la scadenza dell'acconto, quindi chi lo ha fatto entro il mese di luglio, quindi entro i 30 giorni successivi alla scadenza originaria, era possibile farlo però con una penalizzazione, con una sanzione minima dello 0,40%. Per quanto riguarda un metodo di calcolo, adesso vediamo come si fa, come si effettua il metodo analitico, quindi sulla base della dichiarazione presentata per l'anno precedente, ma chi invece presume, quindi prevede di avere per esempio un reddito inferiore rispetto all'anno precedente oppure magari ha sostenuto degli oneri deducibili, quindi delle spese, non so, delle spese sanitarie impreviste, quindi dovrà ottenere un rimborso, quantomeno uno sconto dalle tasse, allora può fare questo calcolo dell'acconto IRPEF da versare anche nel mese di novembre sulla base di questo minor reddito, sulla base di questi ulteriori oneri deducibili, quindi potrà
fare già di per sé una autoliquidazione per poter ottenere uno sconto dell'imposta. Per quanto riguarda il versamento, ribadiamo qual è il metodo esatto per il calcolo dell'imposta da pagare a titolo di acconto. Ecco, bisogna prendere effettivamente il modello unico o il modello 730 per verificare quanto è l'importo da versare, quello che abbiamo presentato nel 2019, ma riferito al 2018, perché la base di calcolo principale è appunto l'ultimo modello che era stato presentato. Se l'imposta che abbiamo versato nell'ultimo modello unico o il modello 730 è inferiore a 51,65 euro, allora in questi casi non bisogna versare nulla. Se questo debito IRPEF che abbiamo versato già nella scorsa dichiarazione dei redditi supera questo limite minimo di 51,65 euro, allora in questo caso dobbiamo versare un acconto che equivale al 100% del l'imposta che abbiamo già versato, però distribuito in due tranche, abbiamo detto la prima nel mese di giugno, il secondo acconto nel mese di novembre. Anche qui, per quanto riguarda la differenza dei due acconti, dobbiamo vedere quanto è l'importo che abbiamo versato, perché se il debito è inferiore a 257,52 euro, allora sarà trattenuto soltanto l'acconto del 100% dell'imposta che abbiamo versato e deve essere versato entro il mese di novembre, quindi entro il prossimo fine mese. Se invece questo debito è superiore a 257,52 euro, allora questo acconto doveva essere distribuito in due rate, la prima versata entro il mese di giugno e il secondo appunto è entro il mese di novembre, quindi il 40% come rateizzazione entro il mese di giugno e la differenza, la restante parte del 60% deve essere versata entro il mese di novembre. Per quanto riguarda il sistema di versamento, ormai è ampiamente risaputo, ne parliamo sempre quando affrontiamo gli argomenti per come bisogna versare le imposte. Anche in questo caso il versamento deve essere fatto attraverso il modello F24, il famoso modello che è reperibile negli uffici postali, ma anche presso l'istituto di credito. Bisogna compilare, adesso vedremo quali sono i codici tributo da scrivere, da ricopiare per il versamento appunto di questo acconto IRPEF, e quindi direttamente è possibile versare questo, in questo caso l'acconto della dichiarazione dei redditi. Per quanto riguarda appunto i codici tributo da indicare in questo modello F24, per quanto riguarda l'acconto dell'IRPEF, il codice tributo da indicare è il codice 4034. Invece per le società che magari versano un acconto dell'IRES oppure dell'IRAP, in questo caso per quanto riguarda l'IRES il codice tributo da indicare è il 2002, quindi 2002, e per quanto riguarda il versamento sempre in acconto dell'IRAP, quindi parliamo dei titolari di partita IVA che magari devono versare questo acconto dell'IRPEF, allora il codice tributo per il versamento è 3813, ma questo soltanto per quanto riguarda l'IRAP. In linea generale l'acconto riguarda l'acconto dell'IRPEF, che ribadiamo è il codice tributo da indicare in questo modello F24 4034. Una cosa molto importante in chiusura di questo appuntamento, volevo ribadire quali sono eventualmente le piccole sanatorie a cui poi aderire quel contribuente che magari non è riuscito a rispettare le scadenze per quanto riguarda l'acconto IRPEF, ma magari anche il saldo della dichiarazione redditi. Ma per esempio per chi non riesce ad effettuare il versamento, ribadiamo che quest'anno il 30 di novembre, quindi il termine ultimo entro cui versare l'acconto della dichiarazione dei redditi, cade di sabato, quindi va prorogata al primo giorno utile non festivo, quindi in questo caso il 2 di dicembre, lunedì 2 dicembre. Quindi per chi non rispetta la scadenza e magari versa successivamente, ci sono una sorta di ravvedimento e vediamo appunto quali sono i termini e quali sono le sanzioni minime adottate in questi casi, che cambiano a seconda del giorno entro cui va effettuato questo ravvedimento, quindi entro cui va effettuato il versamento. C'è ovviamente il primo adempimento, quindi se il versamento viene fatto comunque entro 15 giorni dalla scadenza originaria, quindi parliamo di ravvedimento sprint, allora in questi casi la sanzione è una sanzione minima ed è dello 0,1%. Se invece effettuiamo il versamento oltre i 15 giorni dalla scadenza originaria, ma comunque entro i primi 30 giorni dalla scadenza, allora in questo caso parliamo di ravvedimento breve e la sanzione è un po'
pochino più elevata ed è comunque dell'1,5% dell'imposta che dovevamo versare. E invece se questo versamento avviene entro i successivi 90 giorni dalla scadenza originaria, allora in questo caso il fisco parla di ravvedimento intermedio e la sanzione da adottare in questi casi è dell'1,67%. Per chi invece non riesce ad effettuare questo versamento nemmeno entro i primi 3 mesi dalla scadenza originaria, ma poi effettua questo versamento entro l'anno della dichiarazione, anzi il fisco dice entro il periodo di presentazione della dichiarazione per cui si riferisce questo acconto, e parliamo quindi in questo caso di ravvedimento lungo e la sanzione è un pochino maggiore perché parliamo del 3,75%. Ovviamente anche se è una sanzione maggiorata, conviene sempre effettuare entro questo termine il versamento perché nel caso in cui non venga effettuato per nessun motivo questo versamento dell'acconto IRPEF, magari sarà poi l'Agenzia delle Entrate, magari a distanza di anni, a verificare questo mancato versamento dell'acconto IRPEF, allora capite benissimo che in quel caso il fisco applicherà delle sanzioni ancora più elevate e addirittura aggiungerà anche gli interessi di mora. Quindi è sempre consigliabile aderire entro questi termini del famoso ravvedimento. Bene, per questa settimana è tutto, vi ricordo sempre di iscrivere alla mia mail o alla mail di Telepatria Pio per porre i vostri quesiti, le vostre domande, noi saremo felici di rispondere a tutti. Grazie. Alla prossima settimana. Chiedi a noi termina qui, vedete come sempre in sovraimpressione le modalità per contattare la nostra redazione e chiedere informazioni o porre quesiti sulle tematiche che trattiamo. Torneremo insieme la settimana prossima, intanto grazie per l'attenzione e ci rivedremo con un nuovo appuntamento di Chiedi a noi.